Presso l'autosalone Autosat, davanti ad appassionati, esperti e semplici curiosi, è stata presentata la 500L, ultima nata in casa Fiat. Questo prodotto del Lingotto è stato progettato per assicurare maggior comfort per i passeggeri. L'interno appare molto comodo e soprattutto luminoso grazie ad un'ampia vetratura. La 500L, a detta dei designer, si ispira alla vecchia 600 multipla, ma anche ai moderni SUV. Da molti anni compro solo macchine italiane, faccio questa precisazione, e poi diciamo, un rapporto di grande amicizia con Autosat da sempre. Ogni volta che viene lanciata una nuova vettura non manco, diciamo, al sabato che è destinato alla presentazione. Questa penso sia forse la più bella macchina che Fiat abbia fatto negli ultimi 10 anni. È una macchina moderna con una concezione bellissima, e la 500 Station Wagon, che uno può pensare sia una macchina piccolissima, una macchina bellissima, rifinita benissimo, e mi auguro che abbia il successo che merita e che possa contribuire comunque a un rilancio generale della produzione automobilistica in Italia, no? Cioè che risalga la domanda di autovetture nuove, possibilmente italiane, e che possa contribuire a ripianare le tensioni sociali che oggi vedono interessate alcune fabbriche italiane. Gli italiani sono famosi nel mondo per molte cose, diciamo una delle eccellenze è sicuramente il design. Design nella moda, negli arredamenti, ma anche nelle autovetture. E Fiat con questi prodotti nuovi sicuramente ha dato un segnale di grande contemporaneità che funziona un po' dappertutto. Quando pensiamo che negli Stati Uniti, che normalmente caratterizzavano la loro produzione automobilistica con queste grandi macchine, oggi la 500 è diventata uno status symbol, deve far riflettere. Bisogna puntare sull'innovazione e sulla grande qualità. Io per caso mi trovavo veramente in vacanza a Parigi l'anno scorso e facevano un servizio sulle 500, erano tutte rosse, e vicino al Ritz, insomma, in Piazza della Concordia, se non ricordo male, ed era un servizio francese, non era prodotto dalla Fiat, proprio per sottolineare questo aspetto della grande innovazione. Spesso poi copiano da noi, però oggi lanciamo, come italiano parlo io, prodotto nuovo che avrà sicuramente successo e che mi auguro, ripeto, possa contribuire a risollevare un po' le sorti della produzione automobilistica in Italia. Ma non finisce qui, chi ha grandi esigenze familiari potrà aspettare qualche mese. Nel 2013 infatti è prevista una versione XL di questa nuova 500, più lunga e che potrà ospitare anche 7 persone. È una macchina che è nata per soddisfare le esigenze dei clienti che diciamo che prima non si avvicinavano, diciamo, a Fiat in qualche modo. È una macchina che sfrutta tutta la sua altezza, la sua spaziosità per soddisfare i clienti che prima hanno acquistato 500, quindi che avevano magari bisogno di una macchina piccolina e sfiziosa e adesso hanno bisogno magari di un po' di spazio in più. Quindi Fiat ha deciso di creare questa nuova macchina, che resta comunque molto cool, molto bella esteticamente, ma anche funzionale e utile. Direi che è una macchina che è rivolta un po' a tutti, al giovane che ha voglia di personalizzarla in qualsiasi modo, perché 500L si può personalizzare davvero in qualsiasi modo, ed è rivolta anche alle famiglie, visto che comunque è una macchina molto spaziosa e può accogliere fino a 5 persone di 2 metri, insomma. La macchina è in pronta consegna, aspettiamo i clienti per consegnarla con molto piacere.